originale collaborazione oggi sarà presentato il libro La scelta del sì, scritto a 6 mani dalle psicologhe Antonietta e Giuseppina Provenzano insieme al medico biochicista Stefano Degli Abbati. Il progetto nasce dall'esigenza di analizzare e comprendere i nodi comunicativi della condizione esistenziale, della gemellarità ed esistere lo sguardo agli altri tipi di dipendenza che interferiscono con una piena espressione e manifestazione del sé. Il fatto che il format del dialogo a 3 voci prosegua lungo il volume intrecciato da diverse narrazioni e contrappuntato da immagini permette all'opera di partecipare al dibattito contemporaneo sulla funzione del racconto e dell'arte autoconoscenza del sé. Signori, Stefano Degli Abbati. Allora, ringrazio l'amico Bruno Mancini e il MUDEC e il BUC, sì, siamo dentro dei cerchi concentrici qui, no? Che ci danno la possibilità di parlare di qualcosa, di dire qualcosa, di fare un discorso. Come abbiamo scritto nelle parole di presentazione, questo libro, La scelta del sé, abbiamo anche alcune copie qui a disposizione, nasce per una serie di incontri provvidenziali. Stavo alla ricerca, dopo aver scritto una piccola operina, una favola. Le favole sono sempre morali, le favole sono sempre un senso, un discorso di senso. Tutti i racconti forse sono racconti di senso e chiuderemo il cerchio parlando di questo e del Bookcity di Milano. Dopo aver scritto quest'opera ero sicuro che avrei scritto qualcosa che era fosse attinente alla psicologia e per una serie di casualità o provvidenze, come abbiamo detto, avrei dovuto affrontare il problema della gemellarità. Nella città di Roma ho cominciato a cercare qualcuno esperto del problema della gemellarità, ho trovato 2 psicologhe gemelle e ce l'ho soltanto io, sicuro questo perché nessun altro ha avuto la possibilità di scrivere qualcosa insieme alle 2 dottoresse Antonietta e Giuseppina Provenzano, che non possono essere qui presenti per ragioni familiari. Questa è la prima volta che presentiamo il libro ed è un'occasione giustissima secondo me, proprio per l'occasione che ho detto prima, e abbiamo deciso di scrivere insieme questo libro, nel senso era nata in me questa esigenza, l'incontro, parliamo, stabiliamo come possa essere scritto questo libro e decidiamo che la maniera migliore è lasciare che i pensieri, che il discorso, ritorno sempre su questi termini, che i pensieri e il discorso trovino la strada da loro, senza doverli costringere in una forma preventiva. Che cosa decidiamo di fare? Di prendere un registratorino, di comprare un registratorino in modo che potessimo avere a disposizione quello che dicevamo nei nostri incontri, queste chiacchiere, questi discorsi, queste conversazioni sull'argomento della gemellarità. Calcolate che per una serie, ripeto, di circostanze, provvidenziali, causalità, destino, noi ci troviamo a essere ai 2 estremi delle possibili situazioni esistenziali. 2 gemelle, un figlio unico. In mezzo ci sono tutte le altre situazioni, fratelli, sorelle, 3 sorelle, 4 fratelli, 2 fratelli, 2 sorelle, insomma le sapete le storie, no? La gemellarità eterozigote, che è più vicina alla gemellarità omozigote come quella delle gemelle, e la mia, nel caso maschio, singolo, figlio unico, ci può essere anche una donna, figlia unica. Che cosa, perché è interessante la cosa? Perché eravamo diventati tutti quanti genitori. L'ultima era diventata genitrice da pochissimo tempo, da 1 anno mi pare all'epoca, e potevamo vedere il nostro percorso esistenziale, metterlo a disposizione degli altri, dopo aver fatto un passaggio necessario, obbligatorio della vita, che abbiamo capito prima, dopo, che è il passaggio da figli a genitori. Quindi potevamo avere uno sguardo, voi pensate adesso, faccio una piccola digressione, i momenti più commoventi di questo incontro, quali sono stati? La rievocazione del papà, la rievocazione della mamma, la rievocazione dei figli, la rievocazione dell'amico morto, sono sempre quelli i temi con cui trattiamo fondamentalmente nella nostra vita. Altra digressione, ieri pomeriggio al Bookcity a Milano è stato presentato il libro del professor Petrosino. Il libro del professor Petrosino, edito da Vita e Cultura, tratta del tema della letteratura, titolo provocatorio, contro la cultura, meno male che c'è la letteratura. E lui dice, in un'intervista che gli ho fatto, in onda domani, sulla radio della conferenza episcopale, lui dice la letteratura è l'unico luogo, forse insieme alla psicanalisi, forse insieme alla confessione, dove l'uomo esce, l'umano esce realmente per quello che è. Ma che cosa ci raccontiamo nella letteratura? Che cosa ci raccontiamo nel confessionale? Che cosa ci raccontiamo nella psicanalisi? Da dove vengo, chi sono e dove vado? Nella nostra situazione esistenziale minima, nella situazione esistenziale paradigmatica che è quella della letteratura, ma che nasce sempre dalla situazione esperienziale dello scrittore. Non è pensabile che lo scrittore, a meno che non sia uno scrittore seriale, non scriva di qualcosa che non abbia avuto esperienza, altrimenti ci sta raccontando una favola. Non sarebbe vero fino all'ultimo, no? Fino all'ultimo nucleo. Fine della digressione. Quindi registriamo queste sedute. Decidiamo di registrare questi incontri in senso cronologico, partiamo dall'esperienza della nascita, di quello che ci hanno raccontato della nostra, perché sicuramente è un momento che non ci possiamo, di cui non ci possiamo ricordare, e poi seguiamo cronologicamente la nostra vita, giocando con questi rimbalzi, la dipendenza gemellare, la dipendenza del figlio unico dalla madre, dal padre, dalla genitorialità, eccetera, eccetera, per vedere poi qual è la vera autenticità della persona. Qui è stata nominata una parola chiave, sintonia, no? Dall'amica prima quando diceva sintonia con il mondo, sintonia nelle relazioni, ma tutte le sintonie partono da una sintonia con noi stessi. Se non c'è la sintonia con noi stessi, noi possiamo essere i più grandi benefattori del bene, del mondo, possiamo fare del grandissimo bene, ma non abbiamo fatto il bene, con la B maiuscola. È la struttura del Moby Dick, appunto così. Dice, ma questo che cosa sta dicendo? Guardiamo delle sollecitazioni. Allora, registriamo, ci rendiamo conto che facciamo delle sedute brevi in modo che fossero masterizzabili su un CD, quindi 80 minuti, l'abbiamo sbobbinata e abbiamo scritto, l'abbiamo rivisto e corretto e adesso abbiamo il libro che è questo qui. Ci viene un'idea, ecco dov'è il collegamento con l'arte e il collegamento col DILA e il collegamento col Sestante, un'opera a 360 gradi. Mettiamoci delle immagini. Allora la prima idea qual è stata? Troviamo degli amici nostri pittori e diciamo di misurarsi su determinati temi, sulla nascita, sulla gioventù, sull'adolescenza, che sono i passaggi di questo libro. Ma non so neanche bene come è venuta poi la cosa, nel senso che vogliamo fare una mostra della presentazione del libro, mettere questi pittori anche a disposizione delle loro opere, di chi fosse intervenuto a queste presentazioni, ma a un certo punto si scocca una scintilla, per cui decidiamo di utilizzare delle opere già conosciute, utilizzare delle opere già conosciute, opere di grandi maestri, alcuni per coincidenza sono oggetto di mostre attualmente a Roma, a Milano, questi grandi maestri, quasi a sottolineare che dalla giusta posizione, dal vedere insieme l'opera d'arte e il racconto potesse essere l'uno il commento dell'altro. Il racconto, il dialogo fa capire meglio l'immagine, si sta scaricando, passa questo, il racconto fa capire meglio l'immagine e l'immagine fa capire meglio il racconto. In realtà sono le sollecitazioni a cui noi siamo sottoposti tutti i giorni, film, immagini pubblicitarie, discorsi, racconti in giro, racconti di scrittori, parole, frasi, mass media, no? Queste sono le nostre sollecitazioni. In mezzo a questo noi dobbiamo ricostruire la nostra verità, la nostra autenticità, la nostra sintonia con noi stessi. Puoi pensare quante sollecitazioni dentro una cosa del genere. Ora, quando tu ti rendi conto che quello che stai facendo in realtà c'ha questa sorta di diramazioni, è chiaro che lo maneggi con una certa cura, con una certa delicatezza. A quel punto noi avevamo finito di scrivere il nostro libro, stavamo continuando a correggere, perché gli autori in genere fanno questo, continuano a correggere perché qualcuno gli dica basta, fermati così, perché la perfezione non era raggiungibile. E abbiamo incontrato Maria Piazza in Sestante. Dove la incontro Maria Piazza? Perché la incontro personalmente io, Maria Piazza Ciaghi, presidente, fondatrice della casa editrice in Sestante, la incontro in una mostra d'arte contemporanea all'Istituto Cervantes di Roma all'Accademia Spagnola, scusate, non l'Istituto Cervantes, che è quello con la lingua, ma all'Accademia Spagnola in cima al Giannico. E scatta subito una sintonia, questa parola che avevo detto, scatta subito una simpatia nel senso magnifico, no? Simpatos, vedere insieme le cose, e abbiamo deciso in quell'attimo che avremmo fatto il libro insieme. È stata una lunga storia, se ci ripenso adesso abbiamo messo un anno, brevissimo, a scriverlo ce l'abbiamo messi 8, a realizzarlo graficamente dal punto di vista editoriale uno soltanto, ma Maria ha detto a giugno del 2017 sarà pronto, e così è stato, e il libro è stato. Il libro è ancora nelle nostre scatole a casa, è un libro che non è stato mai presentato e ci fa molto piacere di dare il primo là alla storia che accompagnerà questo libro nei prossimi mesi, proprio in questa circostanza, perché ripeto, stiamo affrontando il problema del discorso interiore, della sintonia con noi stessi, della eventuale dipendenza da alcune cose per liberarsi e per diventare da figli genitori. Questo è il succo del libro e è in sintonia, è in parallelo con tutti i libri, con tutti i discorsi, con tutti i racconti. Quindi io mi fermo qui perché potrei parlare per ore, perché calcolate che da questo nasce un corso sulle narrazioni che io poi ho escogitato, che ho presentato, che ho realizzato, quindi il discorso lo avrebbe molto in là. Ci fermiamo qui al libro, all'occasione che mi è stata data e niente, proseguiamo con il programma di DILA.